Cominciamo la puntata di oggi con la presentazione di Natale a Genova, tra musei ed emozioni. Le emozioni sono moltissime. L'emozione è mia che ho pubblicato il mio primo racconto ed è qui insieme a racconti meravigliosi di autori con grandissima esperienza, quindi è un onore essere in mezzo a loro. Emozioni perché è un'antologia che vuole aiutare un'associazione, l'associazione AIRET, che si occupa e si preoccupa, come mi piace dire, di pazienti con la sindrome di Rett. È una patologia che colpisce in particolar modo le bambine entro i 24-30 mesi di età, una patologia neurologica, e devo dire che far parte di questo progetto e sapere di poter dare una mano alla ricerca in questo senso è un qualche cosa che fa davvero piacere. Quindi compriamo più che possiamo questo romanzo. Io ne ho comprate diverse copie perché voglio regalarle a Natale agli amici e ritengo che possa essere davvero un modo per dire siamo vicini alle famiglie che attraversano questa tragedia, perché di fatto è una malattia degenerativa. Credo che sia davvero, davvero incredibile vedere la propria figlia che lentamente perde ciò che aveva, disimpara ciò che aveva imparato. Allora, proprio per questo, partirei proprio dalla prefazione. Io ho scelto piccolissimi brani, va da sé che se ve l'avessi letto tutto magari non l'avreste più comprato. E quindi, intanto, parto proprio dalla seconda di copertina. Poi vi leggo la prefazione, proprio come se foste a casa vostra e iniziaste da soli a leggere. Vi aiuto io oggi, d'accordo? Ah no, non posso leggere la seconda di copertina perché è uno dei racconti. Quindi no, 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 scherzavo, parto direttamente dalla prefazione. La prefazione è fatta da Gilberto Volpara. In mezzo alla tempesta dell'incertezza svetta il ruolo della lettura, lo strumento che allontana cattivi pensieri, fortifica l'animo da qualsiasi virus e non fa uccidere i sogni. Se poi gli argomenti ruotano intorno alla città di mercanti e viaggiatori, il mix assume le proporzioni di una portentosa medicina. Tutto all'interno di un binomio, Genova e musei, in cui qui più che altrove la capacità di adattamento ai tempi moderni, con visite anche web, non ha lasciato solo chi si alimenta di arte e cultura. Un motivo in più, poi, per non cedere alla depressione delle difficoltà sanitarie è rappresentato dal fine benefico del volume. Leggere Natale a Genova tra musei ed emozioni serve a distrarci, fantasticare, apprezzare autori affermati o emergenti, rafforzare le convinzioni su una bellezza struggente della città e sognare momenti più sereni rispetto a quelli che coincidono con la pubblicazione di questo testo. Al tempo stesso risulta ancora più fondamentale perché gli eroici volontari dell'associazione AIRET possano aiutare Babbo Natale nel proprio compito che per chi lavora al loro fianco prosegue negli ulteriori 364 giorni dell'anno rivolgendosi a una premurosa attenzione su un altro nemico, la sindrome di Rett, una patologia progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine. Grazie. Grazie per questa meravigliosa prefazione, quindi grazie a Gilberto Volpara. Cominciamo con lo scarabocchio di Mauro Biagini. Lo avevano messo a sedere su una panca di legno in un angolo del sottoporticato di Palazzo Ducale e singhiozzava come un bambino. Del resto, in che altro modo avrebbe potuto singhiozzare, visto che era un bambino? Due agenti di polizia lo sorvegliavano a vista. Avrebbe anche potuto scappare, quel piccolo furfante. La notizia si era già sparsa per la città. Alcuni giornalisti erano accorsi sul posto e la mostra di Pablo Picasso era stata momentaneamente chiusa al pubblico. Un quadro del maestro, il ritratto di Marie-Thérèse, era stato deturpato con un atto vandalico, uno scarabocchio di Pennarello Rosso, e la mostra era stata temporaneamente chiusa al pubblico. Poco distante, l'ispettore capo parlava con i genitori del colpevole, o meglio, li ascoltava. Erano solo loro a parlare.
L'uovo di Natale di Raffaele Malavasi. La prima volta che mi innamorai fu in quarta elementare. Sedeva nel banco davanti al mio, Valentina. Di lei respiro ancora il profumo caramelloso di tanaceto emanato dalla pelle morbida del collo e se chiudo gli occhi riesco a rivedere i boccoli vaporosi come se potessi allungare una mano e sfiorarli, azione che non osai compiere allora. Non so se a 9 anni si possa parlare di amore, di innamoramento o di una qualche emozione che abbia a che fare con l'extrasistole. Sono certo, però, che Valentina abitò i miei sogni notturni e diurni per 3 trimestri, eppure per i successivi 3 mesi estivi, durante i quali non mi riuscì di incontrarla, nonostante avessi convinto mia madre a fare la spesa allo scomodissimo supermercato sotto casa della mia piccola fiamma, chiedendole pure, con un suo sorpreso sgomento, di accompagnarla ogni volta che vi si recava. Lo sgomento maggiore fu tuttavia il mio, quando il primo giorno della quinta, seduto al posto dove 93 giorni prima avevo salutato Valentina, attesi che la sua figura elegante e profumata si presentasse sulla porta della classe e scivolasse leggiadra fino al banco che 93 giorni prima era stato il suo. Ma lei non comparve, e nemmeno il giorno dopo, e nemmeno il mese dopo. Scelte di Maria Masella. Pioviggina, un'acquetta che non impedirà ai genovesi di intasare le vie del centro per gli ultimi acquisti natalizi. Tutti saranno impegnati a sfinirsi in un'allegria illusoria correndo sotto le luminarie fra un negozio troppo pieno e l'altro, forse in fuga da se stessi. Ed è per fuggire dai miei dubbi che prendo l'auto lasciata non in via 20 ma in una traversa con pochi negozi e quindi trasformata in una specie di parcheggio. Guido fino alla delicazione più a levante. Nervi. Meta. Niente passeggiata a mare, niente parchi perché non è la giornata giusta, anche se non temo un po' di vento di scirocco che qui si sente molto più che in centro. Tutte sciocchezze. Già sapevo dove mi sarei diretta. Dove, 3 giorni fa, era cominciata la mia fuga. Gli oligarchi. Chiara Pieri. La nave bus stava per attraccare al molo di Pegli. Era stata una traversata molto piacevole, benché fosse dicembre. Era una di quelle giornate che solo Genova sa regalare, tiepida e limpida, con il mare calmo e azzurrissimo che invitava proprio a farsi solcare. Bianca era partita una mezz'ora prima dal porto antico ed era stato così bello poter ammirare la città e la costa navigando sull'acqua. Non a caso aveva scelto Genova per proseguire gli studi. Era affascinata dal mare, dalla sua vastità, così diversa dallo spazio chiuso del lago, sulle cui sponde aveva passato più di metà della sua vita. Appena scesa dall'imbarcazione, attraversò il lungomare per dirigersi verso il Museo di Archeologia Ligure, all'ingresso di Villa Pallavicini. Allora, siamo arrivati al quinto racconto e io avevo piacere di fare una piccola cosa, credo di riuscire a farvi appena sentire, e se non si sente basta il pensiero, eh? Io non so se avete avuto modo di sentire, ma questi erano gli AC/DC con la canzone Dirty Deeds Done Dirt Cheap e scoprirete perché ho voluto improvvisare questo momento micro momento musicale. Il prossimo racconto è di Massimo Villa e si intitola Rosso Albrecht. Sabrina li ha visti. Li ha sentiti.
Auricolari senza fili. Seleziono il Bluetooth sul cellulare, apro Spotify e cerco AC/DC. Faccio partire una bella playlist. Dirty Deeds da andar chip nella testa e posso uscire dal mio appartamento. Albrecht Dürer Straße 39, Norimberga. Cosa dite? È la casa di Albrecht Dürer, il famoso pittore e incisore che visse a cavallo tra il Medioevo e il Rinascimento. Certamente. Proprio quella. Eh sì, abito proprio lì. Dentro, o meglio, lì dentro, ma non nel museo. A parte il fatto che c'è poca roba, poche stanze, non è più come nel Cinquecento. La vera abitazione la trovate salendo nella camera dei dipinti, tutti falsi, sono a Monaco quelli autentici. Poi dovete mettervi davanti al mio autoritratto, quello con la pelliccia, famosissimo. E dopo? Beh, dopo dovreste essere me, Albrecht Dürer, per servirvi. Allora, andiamo al racconto numero 6. Oh, Noah, Isabella, Nicora. Un flotto di luce che gettava un riverbero azzurrognolo sulla testiera del letto si protendeva verso il basso per accarezzare le ciglia di Noah. Il bambino aprì gli occhi disturbato dal rumore proveniente dalla strada. Un autobus vuoto, passando sopra un tombino, sobbalzò, strappando Noah ai suoi sogni. Aveva sete. Avrebbe voluto chiamare la mamma, ma da diverso tempo lei non era a casa insieme a lui e papà. Fabrizio si era arrampicato sugli specchi per cercare di spiegargli la situazione con tutta la semplicità possibile, in modo che il bambino comprendesse senza subire traumi. Cosa che era alquanto improbabile, visto lo sconvolgimento lasciato da Noemi nelle loro vite. Noah, scricciolo di quasi 5 anni, ascoltava attento le parole del padre per poi giungere sempre alla stessa domanda. «Sì, ma quando torna la mamma?» E poi «Papà, la mamma me lo porta un regalo, vero?» Mancavano soltanto 2 giorni a Natale. «Vedremo, Noah, vedremo». Ritrovarsi nella Via Aurea di Francesco Mancuso. Roberto attese l'arrivo di sua sorella Marta per affidarle il chiosco dell'edicola di Piazza delle Fontane Marose, la sua seconda casa, da più di 20 anni. Mentre lei avrebbe venduto quotidiane, riviste e souvenir di Genova ai clienti e ai turisti, lui si sarebbe dedicato a soddisfare un desiderio che covava da tanto tempo. Percorrere le poche centinaia di metri che lo separavano da Palazzo Bianco per poter visitare il museo come uno straniero nella propria città, anche se lui in quella città c'era nato e conosceva ogni singola pietra del selciato di quelle strade. Mancavano 2 giorni alla vigilia di Natale e su Genova stava nevicando come non accadeva da tanto tempo. Le vetrine dei negozi, impreziosite dagli addobbi natalizi, facevano da sfondo alle strade imbiancate e restituivano un'immagine da cartolina che invitava a vivere quell'atmosfera con lo sguardo meravigliato di un bambino. Un pacchetto misterioso sotto l'albero di Viviana Ciccarelli. Profumo di caffè e di brioche calde. L'aroma aveva raggiunto la camera da letto e Silvia si era svegliata così, lentamente, nel silenzio del mattino e avvolta dal profumo che arrivava dalla cucina. Giorgio si era alzato, lo sentiva trafficare di là, ma a parte questo non c'era alcun rumore, nessun vociare, dunque i bambini stavano ancora dormendo. Ma quella era la mattina di Natale ed era decisamente strano che nessuno stesse ancora verificando il passaggio di Babbo Natale. Silvia si alzò e si affacciò alla camera dei ragazzi. In effetti, stavano ancora dormendo. Poi andò in cucina. «Buongiorno, amore, buon Natale!» Giorgio aveva il suo sorriso dei giorni di festa. «Buon Natale! Wow, hai già preparato tutto! Ma com'è che dormono ancora a quest'ora? Si sono dimenticati che giorno è oggi?» «Credo che stanotte Babbo Natale abbia spruzzato un po' di sonnifero!» scherzò Giorgio. «Forse era il regalo per noi!» Ma ora ci penso io. Metto un po' di musica.
L'ultima teca. Mirko Mignone. Genova, futuro anteriore. Bastone e carota. Era sempre stata convinta che fossero i due carni imprescindibili per ogni cosa della vita. Lo erano nel lavoro come nei rapporti di ogni giorno e lo erano più che mai per tutto ciò che riguardava l'educazione. Una regola che aveva sempre utilizzato con suo figlio, il suo cucciolo. Le troppe marachelle messe in scena dal figliolo nell'ultimo periodo l'avevano costretta ad essere intransigente, perciò nella settimana appena conclusa la parola d'ordine era stata punizione. Come era naturale che fosse, lui aveva accolto i castighi con qualche lamentela, anche se era quel che si aspettava, essendosi reso conto di aver tirato troppo la corda. Le aveva perfino accolte di buon grado le piccole privazioni, ben sapendo che poi sarebbe venuta la fase clemente, quella della riconciliazione, che gli portava sempre qualche gradita sorpresa. La stanza del cannone di Elisabetta Violani. Sto camminando adagio per strada nuova, piovigina. Io non porto mai l'ombrello, mi basta il mio vecchio borsalino. Tutto è grigio, il mio cappotto, il mio cappello, le vecchie pietre del lastricato, pure i rolli appaiono grigi. È la vigilia di Natale, ma a quest'ora in giro c'è poca gente, cammina veloce e mi sorpassa. Arrivo davanti a Palazzo Tursi. Un nodo mi stringe la gola, un'emozione forte che è quasi dolore. Entro nel magnifico portone e accedo all'androne, il custode mi aspetta. L'ho avvisato con una telefonata, peraltro superflua perché sapeva che sarei venuto. Mi saluta con un cenno del capo e insieme attraversiamo il cortile. Saliamo lo scalone e arriviamo al primo piano, percorriamo il loggiato e ci fermiamo davanti alla porta che il custode apre con la chiave. Spalanca e mi cede il passo. Sorrido al custode che ricambia il mio sorriso. Entro nella stanza e la porta si richiude silenziosa alle mie spalle. Al Museo della Carta, Nico Priano. Dicembre, quasi Natale. Stranamente, per convincerla, non erano serviti né ricatti né minacce e neppure le solite onerose promesse. Una passeggiata, che camminare fa bene a entrambi, ci andavamo quando eri piccola all'Acqua Santa. Mangiavamo da Benito certi ravioli con il sugo dell'arrosto e poi proseguivamo per le Giutte, un piccolo paradiso a pochi chilometri dalla città. Ci sdraiavamo sui prati, con Punta Martin di fianco e il mare davanti, e giocavamo a intuire la Corsica e tu, che cercavi sempre di imbrogliare annunciando la scoperta di terre invisibili. Mi spiace, pa, ma non ricordo niente del periodo in cui tu e la mamma stavate ancora insieme. Cioè, proprio niente no, ma sono immagini scollegate, frammenti, momenti di giornate che non combaciano. Un po' come i puzzle che mi costringe a fare da sempre per poi accorgerti alla fine che manca qualche pezzo. La cuoca, Antonella Grandicelli. 24 dicembre 1928, Palazzo Rosso di Strada Nuova, Genova. L'aria fredda mi tagliava la faccia, si infilava con le trame consumate del mio cappotto e mi gelava il sudore. Era da poco passata l'alba e il carrettiere mi aveva lasciata in piazza dell'Annunziata, dove lui e la moglie si apprestavano a vendere le loro verdure. Quell'ultima notte, prima della partenza, l'avevo dormita sulla collina di Belvedere, ospitata dalla sorella di una compagna di fabbrica che mi aveva procurato il passaggio per scendere in città, con ancora il buio sugli occhi per evitare incontri pericolosi. In quella vigilia di Natale avrei preso il piroscafo, avrei lasciato Genova, la fabbrica, le compagne, la sola vita che conoscevo per andare in America con un biglietto di terza classe. Non potevo più aspettare. Negli ultimi tempi il mio nome cominciava a risuonare più forte nelle orecchie dei padroni e in quelle dell'autorità.
L'incarico di Flavio Villani. Gli uomini hanno imparato a diffidare della loro immaginazione. Perciò fa loro uno strano effetto scoprire talvolta che un mondo concepito nell'immaginazione, al di fuori dell'esperienza, esiste realmente. Eric Ambler. Fu il capo in persona a inviarlo a Genova il giorno di Natale. Un incarico semplice, gli disse, poi si tolse gli occhiali, sfregò gli occhietti porcini e sbadigliò. Routine, aggiunse, la bocca atteggiata ad una smorfia di disgusto, il suono della voce ai limiti dell'udibile. Su Milano intanto aveva preso a nevicare fitto. Gli uffici dell'import-export al settimo piano di un anonimo palazzone della periferia ovest della metropoli si erano svuotati per le commissioni dell'ultimo minuto prima della festa. Solo uno dei colleghi si era affacciato alla porta del Pedrini una decina di minuti prima. «Beh, io vado», aveva detto senza sorridere. «Buon Natale!» Lui aveva sollevato lo sguardo dalle carte e annuito. «Finisco qui e me ne vado anch'io», aveva risposto, ma il collega era già sparito. L'ultimo chiarore del giorno attraversava i vetri sporchi della finestra affacciata su Viale Certosa. La neve iniziava ad attecchire e le auto avanzavano a passo d'uomo imbottigliate nel marasma natalizio. Il sovrintendente Maria Teresa Valle e Stefano Mantero. Si stropicciò gli occhi arrossati e si levò in piedi aggirando l'ampia scrivania e la sua console. Mosse qualche passo nella stanza per sgranchirsi le membra e si fermò davanti ad un'ampia finestra che prendeva tutta la parete di fondo, dal pavimento al soffitto. Il cielo lassù era di una luminosità diffusa, un tono di colore che gli infondeva un senso di calma e serenità. Giocherellò con l'antica penna che era appartenuta a suo padre e scorse mentalmente le incombenze che doveva portare a termine prima di potersi regalare alcune ore di riposo. Doveva finire di dettare alla sua assistente virtuale una relazione inerente ad alcuni reperti della civiltà assira che erano giunti nel museo la settimana precedente e inoltre sapeva di dover ascoltare le relazioni del settore degli esperti in restauro riguardanti un dipinto di Vincent van Gogh, Notte stellata sul Rodano, che era appartenuto al Museo d'Orsay di Parigi. Anna e Willy di Lucia Caponetto. 23 dicembre 2019. Dopo una buona dose di chiacchiere e pasticcini, Anna dà un bacio alla mamma che avrebbe rivisto la sera, esce e si presenta al museo dell'attore dove lei e Willy si erano conosciuti anni prima. Sapeva di trovarlo lì. Appena arrivata, Anna viene investita dai ricordi. Quante giornate a studiare in quella biblioteca, quanta passione e quanto desiderio di arrivare al suo obiettivo, diventare un'attrice. Si era trasferita da una decina di anni ormai, tanta gavetta, tanti personaggi secondari a teatro, ma sapeva che era solo questione di tempo. Sapeva che sarebbe riuscita ad arrivare in alto e finalmente la sua occasione era arrivata. Dopo 5 duri provini aveva ottenuto la parte della protagonista nella commedia di George Bernard Shaw. 46 repliche in tutta Italia e adesso è tornata a casa, a Genova, la sua Genova. Il suo sogno di recitare al Teatro Nazionale è diventato realtà. L'artista di Arianna Destito. La macchina borbottava come non era mai successo prima. Un rumore strano, come di carro armato col singhiozzo, mi stava annunciando che presto avrei dovuto proseguire a piedi. Un cielo denso di nuvole nere minacciava burrasca. «Andiamo, dai, ancora uno sforzo, siamo a casa!» pensavo mentre mi aggrappavo al volante e con tutto il corpo mi slanciavo in avanti, come se il mio dondolio potesse fare la differenza. Niente. L'infingarda si fermò proprio lì, tra corso Aurelio Saffi e via Jacopo Ruffini. Imprecai e presi a pugni il volante urlando in piena crisi isterica. «Maledetta stronza, vai in tilt proprio ora che devo venderti!» sospirai immaginando tutto quello che mi aspettava, telefonato al carattrezzi compresa. Scesi dall'auto e mi voltai verso l'ingresso di Villa Croce. «Ma con tutti i posti che ci sono in città, proprio qui mi dovevi lasciare!»
Tirai un calcio alla ruota che ormai era spappolata e disintegrata. Come se non bastasse, iniziò a piovere ed ero senza ombrello. Cosa poteva capitarmi ancora? Il Museo delle Cose Perdute di Chiara Ferraris. Giulia fissava la sagoma dell'edificio da diversi minuti ormai, senza osare decidere se fare un passo avanti o uno indietro. E intanto il telefono nella tasca dei jeans continuava a vibrare. Se fosse tornata indietro, l'unica possibilità sarebbe stata di rientrare a casa in quell'appartamento che ultimamente percepiva stretto, soffocante. Chiudendo gli occhi, Giulia avrebbe potuto facilmente ritrovare il momento esatto in cui tutta la sua vita si era disfatta, come quei gomitoli che si srotolano e quando tenti di riformarli, niente, non è più possibile. Un'altra vibrazione. C'era un muretto lì vicino. Giulia decise di sedersi e controllare i messaggi. Temeva che ce ne fosse uno di sua madre e in tal caso sarebbe stato meglio risponderle subito per evitare di ricominciare a litigare, come ormai succedeva ogni giorno. Sembrava che a sua madre non andasse bene nulla di quello che faceva Giulia. Scollò gli occhi dalla vecchia palazzina, le voltò le spalle e si sedette sul muretto. I messaggi erano quasi tutti della chat di classe. Giulia alzò gli occhi al cielo. Buoni solo a sparar stronzate i suoi compagni. Il valzer degli specchi. Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso. Ad Alice. Genova, 24 dicembre 1861. Lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli, due baie scure e lungo criniti, sprimaccia la coltre di neve e pioggia inzaccherata che ammanta le strade di Genova. Un galoppo tuttavia, nonostante il maltempo e la nevicata che non si risolve a scemare, sicuro e sostenuto senza quasi bisogno della sferza del cocchiere, come se anche i destrieri avvertissero l'urgenza di quella notte. Sapete che mi viene voglia di ricominciare quest'ultimo? Perché secondo me è scalpiccio. Non so perché ho detto lo scalpiccio. Io lo ricomincio, tanto è l'ultimo, posso prendermi un po' di tempo, no? Genova, 24 dicembre 1861. Lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli, due bai scuri lungo criniti, sprimaccia la coltre di neve e pioggia inzaccherata che ammanta le strade di Genova. Un galoppo, tuttavia, nonostante il maltempo e la nevicata che non si risolve a scemare, sicuro e sostenuto, senza quasi bisogno della sferza del cocchiere, come se anche i destrieri avvertissero l'urgenza di quella notte. Da Piazza dell'Annunziata salire fino a metà di Via Balbi, rallentando al trotto, poi al passo, fino a fermarsi, giunti a destinazione. Le porte di Palazzo Reale, presidiate ma aperte, grandi braccia spalancate ad accogliere gli invitati al gran ballo di Natale. La luce delle torce rischiara la figura del cocchiere mentre salta dal predellino ad aprire la porta della carrozza, tendendo la mano al passeggero per aiutarlo a scendere. Una nuvola di ermellino bianco avvolge una figura esile e leggiadra nonostante l'ingombro della pelliccia e del cappuccio. La mano destra, agguantata, si appoggia al braccio teso del vetturino, l'altra solleva la veste di broccato bordeaux, svelando al contempo una caviglia sottile, fasciata in un lezioso stivaletto e un bagliore argenteo che sfida la notte. Non quello della luna che prova a stralciare le nubi e farsi spazio nel cielo, ma quello dell'Elsa di uno stiletto. Beh, secondo me sono bellissimi. Secondo me sono bellissimi e ho voluto proprio leggervene un pezzettino per incuriosirvi. E prima ho letto "Fermati un attimo che vado a comprare il libro e torno". Direi che questa cosa qua rende l'idea di quanto siano belli questi racconti. Allora, io sono riuscita a impappinarmi un pochino, ma soltanto alla fine, e tra l'altro soltanto col racconto dei due curatori. Adesso aspetto qualche commento, ma non su di me,
cioè anche su di me, per carità, però vorrei qualche commento rispetto a questo, a questa meravigliosa antologia di racconti. Gli autori sono bravissimi, sono tantissimi. Adesso io vado a leggere un po' di commenti che ho visto. Oh, Chiara Ferraris mi sa che è arrivata adesso. Chiara, abbiamo appena finito. Allora, però potete guardarlo quando volete, lo sapete, vero? Andiamo a prendere un po' di messaggi. Grazie, ciao Lucia, grazie, sì sì, questo mi sa che era per gli ACDC. Io se non faccio qualche scemenza poco prima della diretta non sono contenta. Isabella Nicola scrive grazie, mi fai sempre... Francesco scrive mi fai sempre venire la pelle d'oca, grazie. Siete... Valeria Corciolani, fantastica Lucia, ciao Vale, grazie di cuore. Poi chi c'è? La Sabri che mi manda i cuori. Masella Maria scrive, Masella Maria, sei emozionata mentre leggi il tuo. Eh sì, è vero, è vero, è vero, mi emoziono un sacco. Bravissima Lucia, bravi tutti, quanto mi manca Genova. Alessandra Scagliola, tu lo sai, vero, che hai una porta aperta qui, quindi puoi venire quando vuoi. Cuori e cuori e cuori e cuori, wow. Cuori cuori, Raffaele Malavasi mi scrive brava, grazie, grazie Sabrina, scusate prima non sono riuscita, grazie Luci, figurati, grazie infinite Lucia. Allora, devo dire che sono Malavale ancora, devi andare a scrivere tu, cosa ci fai qui nella mia diretta? Corri a lavorare! Orgogliosa di far parte di questa antologia, racconti tutti bellissimi. Ha ragione Elisabetta Violani, che peraltro è una delle autrici chiaramente presente qui, e il suo racconto è meraviglioso, e come sapete io adoro la sua scrittura e la sua sinteticità, perché devo dire che anche io in questo racconto sono stata veramente veramente sintetica, quindi trovare chi con poche righe, poche pagine riesce ad emozionare è sempre bello. Molto bello sentir leggere, bel vedere che pochi conoscono. Già, In effetti bisognerebbe anche approfittare di queste antologie per andare proprio a riscoprire i posti dove noi non andiamo mai, dove non siamo mai stati. Pensate che io da 4 anni che vivo a Pieve Ligure, e sono andata un mese fa per la prima volta a Monte Santa Croce, che rimane qua su, e meraviglioso, un posto meraviglioso, ragazzi, non c'ero mai stata, è vergognoso. A volte giriamo il mondo, arriviamo persino alle Maldive e poi no, non conosciamo che cosa c'è dietro l'angolo. Comunque devo dire che la Liguria è proprio meravigliosa. Non me ne vogliano i milanesi, non me ne vogliano i torinesi, non me ne vogliano gli abitanti di altre città altrettanto belle, però ragazzi, la Liguria, vero? Allora, abbiamo finito, perché oggi la puntata era dedicata proprio a questa antologia, Natalia Genova. Mi ripeto e vi dico, compratelo, perché il fine benefico giustifica i mezzi, e quindi mi raccomando, compratelo, lo trovate da Feltrinelli. Ma basta ordinarlo e lo potete trovare anche online. Ma andate in libreria a prenderlo, perché almeno potete anche, guardate un po', potete anche guardarlo un po' meglio. Poi chissà che un giorno o l'altro non firmiamo qualche copia noi autori. Mamma mia, così sarei anche nelle case di qualcuno con la firma. Ragazzi, questa cosa, ho scritto questo racconto, che devo dire la verità, che Sabrina De Bastiani mi ha chiamato e mi ha detto dai Luci, scrivi anche tu, e io le ho fatto proprio ma sei pazza, caspita, poi ho buttato giù, mi sono messa a dettare al telefono questo racconto, perché io quando scrivo mi perdo, io sono molto prolissa, non so, e anche un po' logorroica, ma non so se dalle dirette ve ne siete mai accorti. In ogni caso, se inizio a scrivere mi dimentico quello che sto scrivendo, vabbè, e ho scoperto questo modo, cioè io ho detto al telefono, e dal momento in cui l'idea ha preso vita e si è conclusa, allora poi posso mettermi a scrivere, per cui chissà che non mi venga di nuovo un'ispirazione, magari da qui al prossimo anno. Chi lo sa? Mi raccomando, bravi a tutti noi, scrive Isabella Nicora. Allora, facciamo una cosa, prima di concludere vi dico di nuovo il nome di tutti gli autori. In primis vi dico, attenzione, associazione AIRET è l'associazione alla quale vanno i diritti d'autore di questa antologia. Ah, sapete cosa faccio? Vi leggo i ringraziamenti dell'editore. Cosa ne dite? L'editore è...
Neos Edizioni. E adesso vi leggo i ringraziamenti. Bella, mi piace questa idea che ho avuto. Secondo approdo della nostra antologia natalizia nel prestigioso Porto Culturale di Genova, questo libro raccoglie e pienamente definisce l'esperienza letteraria della prima edizione della collana ed è la dimostrazione della grande motivazione, dell'affettuoso entusiasmo, del piacere di lavorare insieme che contraddistingue tutta la squadra che a quest'opera concorre. E in un anno difficile come il 2020, confermare il valore di quanto si è messo in campo è fonte di grandissima letizia e di buona speranza per il futuro. Di questo risultato e di queste emozioni vogliamo quindi ringraziare tutti gli autori uno per uno e come meraviglioso cenacolo di condivisione ed empatia. Siamo grati quindi di cuore ai nostri bravissimi curatori Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso che non ci hanno fatto mancare la loro professionalità, il loro solare entusiasmo e la straordinaria adesione ai tempi e ai modi del progetto in una situazione di complessità e incertezza inedite. Gratitudine e congratulazioni sincere a tutti gli scrittori che hanno partecipato alla stesura di queste pagine, quelli affermati e gli esordienti, coloro che hanno accettato di ripetere l'esperienza della prima edizione e le new entry. Il loro talento è andato a comporre per i lettori un libro piacevole, coinvolgente e di alto livello letterario. Grazie mille a Tiziano Riverso che ha voluto ribadire la sua adesione a questo lavoro con un'immagine di copertina sfavillante e intensissima che certo spiccherà nelle vetrine delle librerie affascinando i lettori. Siamo molto grati a Gilberto Volpara per la prefazione dell'antologia, una nota importante che apre degnamente il sipario sulle storie, sul Natale e sulla città. Infine, un affettuoso ringraziamento alla giornalista Laura Remondino per l'editing e a Giovanna Binello che ha curato la grafica del volume, collaboratrici veterane delle nostre antologie, il cui lavoro consolida l'accuratezza e la qualità di questa collana. Ancora una volta, l'antologia si è confermata come un'occasione felice per lavorare con autori e collaboratori di qualità. È stata una grande soddisfazione. Wow! Mauro Biagini, Raffaele Malavasi, Maria Masella, Chiara Pieri, Massimo Villa, Isabella Nicora, Francesco Mancuso, Viviana Ciccarelli, Mirko Mignone, Elisabetta Violani, Nico Priano, Antonella Grandicelli, Flavio Villani, Maria Teresa Valle e Stefano Mantero, Lucia Caponetto, Arianna Destito, Chiara Ferraris, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Vi faccio vedere questa meravigliosa copertina ancora una volta e poi vi dico una cosa. Buon Natale! Ciao! Buona festa dell'Immacolata! Ciao! Saluta!